La guerra del Peloponneso è un conflitto di circa 30 anni, dal 431 al 404 a.C., che coinvolge tutte le poleis greche schierate su due fronti opposti, guidati da Sparta e da Atene, le protagoniste della seconda guerra persiana. Le cause sono fondamentalmente due. Quella vera, più remota, è la politica imperialista di Atene, che consiste nell'imporre l'egemonia militare, politica ed economica sulle altre poleis greche per contrastare l'egemonia di Sparta. La Lega Elioattica è lo strumento dell'imperialismo ateniese. Costituita nel 477 a.C. in funzione difensiva contro eventuali altri attacchi dell'impero persiano, era costituita da 200 poleis. In origine volontaria, l'adesione fu poi imposta da Atene, che deteneva il comando militare. Quasi tutte le poleis aderivano pagando un tributo, che confluiva nel tesoro o cassa comune della Lega, custodito nel Tempio di Apollo sull'isola di Delo. I tentativi di defezione, cioè di abbandonare la Lega, e il trasferimento del tesoro da Delo ad Atene testimoniano che la Lega era solo uno strumento a servizio della politica imperialista di Atene. La seconda causa è quella più immediata, quella più vicina, il cosiddetto casus belli, ed è costituito dalla decisione da parte di Pericle di impedire a Megara, città della Lega Peloponnesiaca, l'esportazione dei propri prodotti nei porti alleati di Atene. Questa decisione innesca la reazione militare di Sparta, che nel 431 a.C. invade l'Attica. Quali sono le caratteristiche fondamentali del conflitto? La guerra del Peloponneso è una guerra civile, una guerra tra poleis schierate su due fronti opposti, una guerra interna al mondo greco. È poi una guerra lunga e logorante, combattuta su più fronti, con il coinvolgimento delle colonie greche in Sicilia e dell'impero persiano. Infine, è una guerra che segna il tramonto della potenza egemone di Atene e il declino delle poleis greche. Can I go home now?